Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Ma leggo bene? Alla Iagallo? Sole e vento, potremmo dire la, il brano giusto per la giornata di oggi. Sole e vento, quindi se siete in spiaggia non lasciatevi fottere, permettetevi questo termine, dall'aria fresca, perché il sole picchia e poi vi ritrovate belli rossi come dei peperoni e poi insomma la sera son dolori. Quindi sole e vento all'Aia Gallo a Radio Punto Zero. Facciamo questo primo tentativo, cerchiamo di beccare, togliamo la musica, sentiamo se c'è Guido, gli facciamo una sorpresa per fargli gli auguri, è giusto? Sì. Guido Baldari? Sì. Sei in diretta su Radio Punto Zero, sono Michele Sibilla, vogliamo farti tanti auguri per il tuo compleanno in questa maniera. Caro Guido, tanti auguri. Grazie, grazie a tutti. E buon lavoro. Ciao Guido, ciao. Radio Punto Zero. Campania Radio Sport. Fuori gara! Caro direttore Petrazzuolo, buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio Michele, a te e a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati. Allora, partiamo subito in quarta. Preoccupato dalle dichiarazioni dell'avvocato Grassani? A saperle le dichiarazioni dell'avvocato Grassani, Michele, non è che mi hai chiesto chissà che. Ha detto che lui, che le cose si complicano dopo l'audizione, l'audizione all'interrogatorio di Gianello in Procura Federale. E poi tra l'altro Gianello ha confermato soltanto quello che già aveva detto, sì, quindi non è che ci stupisce. Vabbè, Michele, dobbiamo aspettare, attendersi lo svolgersi degli eventi, non è che possiamo anticipare come i maghi quello che può succedere. Diciamo però che il ruolo dell'avvocato Grassani, che è l'avvocato del Napoli, è quello di difendere il Napoli, quindi chi meglio di lui può intervenire e sa cosa dice. Ti piace lo scollo a V? Non lo so, guarda, in generale lo scollo a V non mi piace, proprio come per le magliette, anche quelle di tutti i giorni. Però ecco, questa qui richiama un po' quella della maglia Cirio, che però era totalmente a righini, se ben ricordi, no? Quella di Diego Maradona, numero 10 particolare. Beh, chissà, quella era molto più semplice, forse era anche più chiara come azzurro. Come azzurro, questa invece è un po' più scura. Comunque la vera novità è quello stemmino della Coppa Italia, che è spettacolare. Senti, una domanda fuori campo, perché Roberto Conte chiedeva chi è che gestisce il profilo Twitter del Napoli. Credo, dato che ce l'hanno presentato esattamente al raduno del Napoli, un nuovo ragazzo che appartiene a Sky Sport 24, apparteneva a Sky Sport 24, adesso è stato integrato nell'ufficio stampa del Napoli. Credo che sia stato lui l'artefice degli aggiornamenti ultimi del profilo Twitter del Napoli, non credo di sbagliare. Ovviamente lo conosceva Lombardo, che è responsabile della comunicazione del Calcio Napoli, evidentemente se l'è portato a Napoli perché conosce bene di che pasta è fatto. Però devo dirti la verità, mi piace molto come sta seguendo questo profilo Twitter, che fornisce aggiornamenti in tempo reale. E allora cambiamo pagina, cominciamo a parlare di Berardi e Gamberini, Antonio. Li abbiamo visti, no? La prima colazione azzurra per i nuovi players. Poi il top chissà se lo devono guadagnare, perché li conosciamo bene. Sono due giocatori che appartengono a
adesso al Napoli, quindi vanno seguiti con attenzione, da qui a dire che saranno titolari inamovibili, così come ha sostenuto qualcuno, secondo me anche in maniera eccessiva ce ne passa, perché bisogna aspettare prima di avventurarsi in discorsi che potrebbero essere comunque prematuri. Se mi fai una domanda subito titolarissimi, ti dico non credo perché guarda, ti faccio la domanda che sto facendo a tutti: quanto possono servire al Napoli? Lo so che sembra una domanda stupida, però nell'ottica di quel rafforzamento della squadra, nell'ottica di quel potenziamento qualitativo e quantitativo che chiedeva Mazzarri, quanto possono dare i due? Allora io ti dico che appena arrivati a Di Maro, dove è stata presentata la prima delle tre nuove maglie che già conosciamo, tra l'altro perché erano state trafugate la settimana scorsa e messe online, il tecnico è stato molto chiaro: proverà Insigne e Vargas delle amichevole per testarne la bontà, quindi ti sto un po' aggirando la risposta. Conoscendo Mazzarri dico però che le gerarchie restano le stesse, quindi vado oltre. Ti dico che i titolarissimi col 3-5-1-1, che è il modulo provato da Mazzarri, restano i seguenti: cioè De Santis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Maggio, Gargano. E su Gargano dico: non si tocca. Guai a toccare il Mota. E mi fermo proprio per lasciare un secondo di silenzio per riflettere, che poi forse non ci accorgiamo che privare il Napoli di un Gargano dopo aver già tolto la Vezzi significherebbe spegnere il motore della squadra. Il Ramsic e Zuniga a sinistra, Pandev a sostegno di Cavani, per me sono questi i titolarissimi di Mazzarri. Non credo che il mister cambierà il suo modo di pensare. Su Balzaretti, Zamparini ha dichiarato che piace a 3-4 squadre, tra queste c'è il Napoli. Ma è anche vero che la moglie del calciatore, sai Michele quanto odio parlare di queste cose, ma purtroppo sono decisive in queste vicende. La nota ballerina Eleonora Bagnato preme per il PSG, dato che lavora proprio a Parigi. È un'étoile, la conosciamo tutti. Poi molti ci chiedono quale sarà il prossimo acquisto del Napoli. Potrebbe essere Armero, anche se è forte il pressing della Juventus. De Laurentiis ne ha parlato con Pozzo qualche tempo fa, vedremo. E poi occhio al finire del calciomercato, quindi verso la fine di agosto, perché potrebbe esserci la novità, la sorpresa, ovvero prendere un giocatore che pagandolo 8 milioni di euro può risultare utile per inizio di gennaio, quindi a disposizione nel 2013. E Michele, sto parlando di Giuseppe Rossi. Di Pepito Rossi, che noi abbiamo sempre detto, insomma, lo prenderei se il gioco vale la candela, se siamo disposti a rischiare io lo prenderei sicuramente, senza nessun dubbio. E quindi, caro Petrazzuolo, ci gustiamo stasera questa prima uscita del Napoli. Sì, con la rappresentativa del Trentino, ti posso già dare rapidamente, perché so le che formazioni. Siamo in chiusura, no, le formazioni, io sono no, ho questo problema che le formazioni riprendiamo le buone abitudini. Quindi Rosati, Campagnaro, Fernandez e Aronica in difesa, Zuniga, Gargano, Gemaili, Amsic e Dossena a centrocampo, con Insigne e Vargas in attacco, a disposizione Colombo, Grava, Cannavaro, Britos, Celiento, Bariti, Dezzi, Fornito, Inler, Novotny, Pandev, Vitale. Non so se si porterà in panchina anche Gamberini e Berami, però chissà, trattandosi di un amichevole, magari anche per fargli assaporare il clima di squadra li terrà lì. Trentino team, se vuoi, guarda, c'ho anche il Trentino team, 4-4-2, Serra, Falbo, Agosti, Tenni, Tomaselli, Chiesa, che non è quello famoso, sì, Redolfi, Baggia, Gebelin, Barbetti, Mariotti. E poi c'è anche la panchina con Zanon, Redolfi, Migazzi, Bisoffi, Maftei, Petrotti, Panizza, Cattani, Ravelli, Moken, Basini, Ordenes, Pinamonti, Callovini. E Petrazzuolo, Pegna, no, allenatore Ordenes, invece il nostro lo conosciamo, è Walter Mazzarri. Antonio, un abbraccio e a domani. Abbraccio a tutti. E Michele, occhio a Napoli Magazine, perché sto per presentarvi la signora Berami. Wait, wait, wait.
Benissimo, aspettiamo dunque, aspettiamo. Grazie Antonio. Grazie a tutti, forza Napoli. Grazie, grazie ad Antonio Berrazzuolo, www.napolimagazine.com, e non dimenticate che domani è la giornata dedicata a Napoli Magazine con un'ora in compagnia del direttore. Tre notizie velocissime. Berani è già sul presepe napoletano, lo ha disegnato e modellato soprattutto la bottega Ferrigno. Mentre domani alle 21 su Rai 1 va in onda Le Notte degli Angeli, una trasmissione che viene fatta ogni anno da Pompei per uno spettacolo dedicato alla Beata Vergine del Rosario di Pompei. Ci sarà anche una testimonianza importante, azzurra, di Mare Kamsic, devoto della Madonna di Pompei. Per chiudere, prima di ringraziare e salutare tutti, cercate su Facebook un video straordinario di un bambino e un Labrador. Io lo consiglio soprattutto a tutti quelli che hanno già deciso di abbandonare un cane quest'estate. Chissà che vedendo questo video non ci possano ripensare e soprattutto capire che forse ognuno di noi ha un angelo in terra, e questo angelo può essere anche un cane. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 15. Forza Napoli! Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E no. Stai scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, l'esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.